l'ottava stazione. Gesù incontra le donne di Gerusalemme. Sei nel mio cuore. Ave o Maria. Prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Abbiamo Cristo e ti benediciamo. Perché per la nostra crocere del mondo. Sai soffrire in piena coscienza fino alla morte. Maria, madre di Gesù, alcune pie donne e Giovanni. Gesù, vedendoli, disse a sua madre: donna, ecco tuo figlio. La passione di Gesù non è finita. Egli continua a soffrire nell'umanità sofferente per il peccato e per l'ingiustizia e anelante alla vera libertà, a cui fu associata anche la nostra Santa Rita. Discenda su di voi, sulle vostre famiglie, sui vostri affetti e tutti i desideri. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nel nome di Gesù, che con noi ha percorso la via della croce, non per la distruzione ma per la salvezza del mondo, andate in pace e gioite nel giorno del Signore. Buona domenica a tutti. Grazie. Viva Santa Rita! Viva! Grazie, Padre. Auguri, da dove venite? Da Napoli. Ah, bello. Noi veniamo da Lucera, abbiamo il vescovo che è di origine napoletana, è nato a Napoli. E del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Miei cari, uniamo tutte le nostre intenzioni. Gli uni preghino per gli altri. Noi, io per voi, voi per me, per le vostre intenzioni, perché il Signore, per intercessione di Santa Rita, vi esaudisca in tutti i vostri desideri di bene che oggi vi portate qui in questo luogo santo. O eccelsa taumaturga del mondo cattolico, o gloriosa Santa Rita d'Acascia, come sale bella a te dal nostro cuore la preghiera in questo giorno dedicato al Signore, alla sua resurrezione. In quest'ora solenne in cui mille e mille cuori a te si rivolgono fidenti e pieni di santa speranza, nella tua celeste protezione,
anch'io unisco la mia umile preghiera, perché dal cuore sacratissimo di Gesù, per i meriti della sua madre immacolata, mi ottenga le grazie di cui ho bisogno. O grande santa della Chiesa di Dio, non sarà possibile che la mia fiducia nel tuo patrocinio resti delusa. Non sei tu che i popoli chiamano la santa degli impossibili, l'avvocata dei casi disperati? Ed io appunto mi trovo in tante infelici condizioni per le mie colpe. Tu non vorrai allontanare da me il tuo sguardo. Non sarà per me chiuso il tuo cuore, che anzi sono certo che sperimenterò la tua potente intercessione. Capisco che ne sono indegno per i miei peccati. Ebbene, si rifulgerà la tua celeste carità, il tuo grande amore. Ottienimi la salvezza dell'anima mia. È questa la grazia che principalmente domando a Dio per la tua intercessione in questo giorno tanto caro, e con queste altre grazie necessarie al mio stato. O buona e cara Santa Rita, appaga i miei voti, ascolta i miei gemiti, asciuga le mie lacrime, ed anche io proclamerò al mondo che chi vuol grazia e la domanda a Dio, per mezzo di Santa Rita da Cascia, sicuramente sarà esaudito. In questo giorno di gloria, in cui maggiore e più viva si ridesta la comune fiducia nel tuo patrocinio, ti prego di ottenere da Dio la benedizione che imploro su di me, sui presenti, sul nostro pellegrinaggio, sul vicario di Gesù Cristo il Papa, sul cattolico episcopato e sacerdozio, sui tuoi religiosi confratelli e consorelle che formano l'eletta figliolanza del grande Sant'Agostino, sui benefattori del tuo monastero di Cascia, sui promotori del tuo culto, sugli infermi, sui poveri, sui derelitti, sui peccatori, su tutti, ed anche sulle anime sante del purgatorio. O Santa Rita, sposa amabilissima di Gesù crocifisso, dal quale avesti in dono una delle spine della sua sacratissima corona, in questo giorno del tuo trionfo, aiutami, e la tua protezione non mi venga mai meno nella vita, in modo particolare nel punto della mia morte. Amen. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Segnasti, o Signore, la tua serva Rita, col suggello della tua carità e della tua passione. Preghiamo. O Dio, che ti degnasti elargire a Santa Rita tanta grazia da amare i nemici e da portare in cuore e in fronte i segni della tua carità e passione, per l'intercessione sua ti preghiamo, concedici di perdonare i nostri nemici e di meditare i dolori della tua passione, così che noi otteniamo il premio promesso ai miti e ai piangenti. Per Cristo nostro Signore. Amen. Per intercessione di Santa Rita, vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome di Gesù, morto e risorto per la nostra salvezza, che Santa Rita ha testimoniato con la sua vita, anche voi andate e testimoniatelo. Prendiamo grazie a Dio. Buona domenica a tutti e buon pellegrinaggio. Grazie. Ecco qua. Santa Rita, viva! Prega per noi, prega per tutto il mondo. Thank you.
Signore Gesù. Oggi attraverso le mani di Santa Rita noi ti presentiamo le nostre situazioni personali e il nostro immenso desiderio di bene per le nostre famiglie e le nostre comunità. Manda su di noi, o Cristo Gesù, lo Spirito Santo, perché i nostri atteggiamenti e le nostre parole, come quelli di Santa Rita, siano ispirati al tuo Vangelo e guidati dalla tua grazia. Tu sei Dio e vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo nei secoli dei secoli. Amen. Per intercessione di Santa Rita, ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.